due sono degli stadi che sono ancora confinati a livello della parete dell'intestino. Uno stadio 3 ha un interessamento dei linfonodi, e uno stadio 4, quello più avanzato, ha delle metastasi. Vengono suddivisi in stadi perché c'è un tipo di terapia diverso e anche una sopravvivenza diversa. La terapia quale può essere? Può essere una terapia endoscopica di rimozione del polipo, una terapia chirurgica in cui si va a tagliare quella parte del colon coinvolta. Una terapia oncologica che prevede dei farmaci, una chemioterapia per via endovenosa generalmente, o una radioterapia. L'approccio terapeutico dipende dallo stadio di malattia, quindi lo stadio 0, che è quello confinato ancora alla mucosa, ci permette di agire a livello endoscopico, quindi in modo anche meno invasivo per il paziente. Uno stadio 1-2 richiede una chirurgia, quindi una resezione del tratto intestinale, associato meno a una chemioterapia. E vediamo come la sopravvivenza, se nello stadio 0 del 98%, stadio 1-90%, piano piano cala all'80% nello stadio 2, nello stadio 3 con anche i linfonodi del 40%. Infine lo stadio 4 ha una sopravvivenza molto più bassa. In questi casi viene fatta generalmente solo la chemioterapia, ma in alcuni casi può essere associata una chirurgia prevalentemente per ridurre il sintomo occlusivo che il paziente ha della neoplasia, e a volte anche trattare in realtà le metastasi al fegato. Il tumore al colon è l'unico in cui le metastasi al fegato vengono trattate a livello chirurgico, questo perché la sopravvivenza è molto alta. E si è visto che può cambiare quindi la storia della malattia. Questi sono, vabbè, esempi di polipi di diverso tipo, di diversa forma. Trattamento endoscopico con l'ansa, questo è un polipo, l'ansa viene messa alla base per riuscire a rimuovere tutto il polipo e viene quindi tagliato. Esiste anche un'endoscopia più avanzata, che permette di andare più in profondità, questo grazie a un'iniezione di una sostanza nella sottomucosa e poi un taglio più profondo. Questo è un esempio appunto di questa tecnica endoscopica. Ovviamente l'endoscopia permette una riduzione del rischio del cancro solo quando è radicale, cioè solo quando l'endoscopia permette di rimuovere tutto il polipo, tutte le cellule tumorali. Se i margini sono ancora positivi, ovviamente bisogna andare ad agire con una seconda terapia, generalmente chirurgica. Qui si vede come la sopravvivenza anche qui si riduca in base alla profondità del polipo. La chirurgia invece, nella chirurgia viene rimosso il tratto intestinale che è coinvolto nella neoplasia e anche ovviamente tutti i linfonodi che drenano in quella zona, perché il rischio di metastasi e linfonodi è aumentato. Questa è un'emicolectomia destra, quando il tumore si trova a destra viene rimosso il colon di destra e poi viene fatta un'anastomosi, cioè un collegamento tra l'intestino tenue e il colon che è rimasto. Questa è un'emicolectomia a sinistra, qui viene rimosso un tratto del colon a sinistra, poi viene ricollegato. E questo invece è un esempio di un tumore basso al retto. In alcuni casi, quando il tumore al retto è molto basso, molto vicino allo sfintere anale, la chirurgia deve essere invasiva per rimuovere tutto il tumore, ma può andare ad intaccare lo sfintere anale. Questo vuol dire che poi la continenza non è più preservata. In questi casi, quindi, non è più possibile fare una ricanalizzazione, ricollegare il colon all'ano, e quindi è necessario fare un'ostomia, ovvero il colon viene abboccato alla cute e viene messo un sacchettino per recuperare il liquido enterico, le feci. Questo a volte impatta nella qualità di vita delle persone, però non è possibile appunto ricostruirlo.
Questo invece è una terapia endoscopica che viene utilizzata in caso di ostruzione da parte del tumore del canale del colon. Vi ho detto prima che può essere fatta una resezione chirurgica, oppure una tecnica meno invasiva è quella endoscopica, che permette di posizionare delle protesi dove è presente questo restringimento, che si allargano e quindi vanno a riformare un canale per permettere il passaggio delle feci. Qui si vede il colonoscopio che arriva nella zona in cui è presente l'occlusione, viene passato un filo guida e da qui viene introdotta la protesi che piano piano si allarga e permette di ricostruire un canale. Importante poi è la sorveglianza sia dopo aver rimosso un polipo sia dopo aver rimosso un tumore. Questo perché il tumore del colon retto può insorgere insieme a un altro tumore, ci possono essere due tumori contemporaneamente, quindi è importante escluderlo, è importante escludere delle recidive del tumore stesso nella zona in cui è stato trattato ed eventuali metastasi. Nel caso dei polipi, se la colonoscopia non ha trovato nessun polipo o se i polipi sono piccoli, sono pochi o hanno delle caratteristiche istologiche di tranquillità, la colonoscopia si può ripetere a 10 anni, proprio perché la trasformazione è molto lunga e noi abbiamo escluso delle cose importanti, possiamo essere più tranquilli. Mentre se i polipi sono più di 4, se sono superiori a un centimetro o hanno delle caratteristiche di rischio, è indicato ripetere l'esame della colonoscopia a 3 anni, quindi prima. Nel caso invece dopo un tumore, è importante la colonoscopia, che generalmente si fa a distanza di 1, 3 e poi ogni 5 anni, e la TAC, sempre torace e addome, che viene prima fatta ogni anno e poi può essere aumentato l'intervallo di tempo. Ok, queste erano le cose che volevo dirvi del tumore del colon retto. Se volete vi posso parlare giusto di altri due argomenti che secondo me magari avete sentito parlare, che vi possono interessare. Scusi, posso fare una domanda? Certo. La colonoscopia adesso li sedano oppure la facciamo sempre? No, allora la colonoscopia prevede una sedazione che è una sedazione cosciente generalmente, che vuol dire che vengono usati due farmaci. Uno è una benzodiazepina, sono quei farmaci che vengono utilizzati anche per dormire, tipo LEN, e l'altro invece è un farmaco antidolorifico che è un derivato degli oppioidi per sentire meno dolore. Esistono poi dei casi, in base ovviamente alla persona, in cui può essere fatto l'esame in completa sedazione, però con l'anestesista, e in quel caso la persona è completamente addormentata. Poi ci sono anche delle persone coraggiose che lo fanno senza, è molto soggettivo, ci sono persone che lo sentono molto questo esame, persone che non sentono nulla. Noi iniziamo generalmente con una dose standard, dipende anche dall'età, dalle altre patologie, eventualmente possiamo aumentare la dose. Un'altra è dopo. La PET che cos'è e quando viene fatta? La PET è un esame radiologico che permette di vedere il metabolismo aumentato di alcune cellule. In alcuni casi viene fatta per determinati tumori, soprattutto alcuni che hanno dei recettori particolari. In altri può vedere un po' tutti i tumori con un metabolismo aumentato, perché come ho detto prima i tumori assumono più energia. Viene fatta, questo è un'indicazione, dipende. Quando c'è un sospetto più elevato, ma non è stato riscontrato con la colon. Il problema della PET a volte è che, ad esempio, un'infiammazione viene captata un po' come il tumore, quindi a volte ci sono dei livelli molto simili e bisogna escludere che sia uno o che sia l'altro. Generalmente nel tumore del colon retto viene fatta la PET, viene utilizzata la TAC. Altri tumori invece può essere utilizzato più frequentemente. Grazie. Allora, i diverticoli, ma non li abbiamo sentiti. Allora, ce l'hanno circa il 70% delle persone sopra gli 80 anni, ma
Probabilmente li avrò anch'io, solo che non lo so. Cosa sono? Sono delle piccole estroflessioni, delle piccole tasche che si formano nella parete del colon. Generalmente si formano a livello del colon sinistro. Perché si formano? Perché si è visto che in questa zona c'è un'aumentata pressione all'interno e quindi viene spinto da questa pressione. I fattori sono diversi, sono sicuramente la dieta, anche qui a scarso apporto di fibre, di verdure, l'aumento dei grassi, quello della sedentarietà, sono tutti dei fattori associati anche però a volte a delle patologie del connettivo, ovvero la sostanza che è data dalla sottomucosa della parete del colon. Questo è un esempio di diverticoli visto da un pezzo operatorio, si vede un colletto e poi questo sacchetto che è il diverticolo stesso, qui ce ne sono tanti. Questi sono dei diverticoli visti all'esame endoscopico. L'esame endoscopico si vedono come dei forellini, questo è un diverticolo che sorride anche. E i diverticoli di base una persona non si accorge di averli, sono lì e non fanno nulla, però a volte possono infiammarsi. Si infiammano soprattutto quando un residuo fecale si incastra nel colletto del diverticolo e la sua mucosa quindi si infiamma. In questo caso ci possono essere dei sintomi che la persona sente. Questi sintomi sono principalmente il dolore, associato a volte anche a diarrea o a strepsi. Abbiamo visto la frequenza molto elevata, la sede è il colon sinistro e questo è la SUD, un termine tecnico, è una malattia diverticolare sintomatica, vuol dire che il paziente sente un dolore, sente un'alterazione della frequenza delle scariche, diarrea, generalmente è autolimitante, vuol dire che dura qualche giorno e poi passa da solo senza dover fare nulla in particolare. A volte invece l'infiammazione è più importante, parliamo di diverticolite, il diverticolo è infiammato e vengono prodotte delle sostanze purulente, si infetta e in questo caso oltre al dolore più importante e alla diarrea può essere presente anche febbre. La diverticolite si divide anche qui in diversi stadi, uno stadio diciamo semplice è quando i diverticoli sono infiammati, ci può essere una piccola raccolta purulenta ma sempre vicino ai diverticoli stessi. Questo è uno stadio 2 in cui la raccolta purulenta è più grande e si trova a livello dell'addome. Questi due stadi vengono trattati con riposo, idratazione e terapia antibiotica. A volte se la raccolta è grande può essere fatto un drenaggio, ovvero viene posizionato un tubicino dalla cute fino alla raccolta che permette di drenare all'esterno il pus che si è formato e poi viene rimosso semplicemente. Mentre questi due stadi sono più importanti, nel senso che c'è una raccolta purulenta in tutta la cavità addominale, viene definita una peritonite, e qui addirittura nell'ultimo stadio avremo che le feci dall'interno del colon fuoriescono nella cavità addominale, quindi una situazione molto a rischio, un'infezione importante. In questi due casi viene trattata oltre che con gli antibiotici anche con una terapia chirurgica. Permette di fare un lavaggio e permette di abboccare temporaneamente il colon all'esterno, la stomia che abbiamo visto prima. Qui, a differenza dell'immagine precedente, però la stomia generalmente viene tenuta per qualche mese e poi se l'infiammazione si è risolta è possibile ricollegare il colon con il retto e quindi riavere la possibilità di una vita normale. Infine la diverticolite può avere anche delle conseguenze in cronico, tanti episodi di infiammazione possono alterare quella che è la parete del colon e l'infiammazione provoca una specie di cicatrice e quindi il tessuto è più duro, è più fibroso e ci può essere una stenosi, cioè un restringimento del lume del canale del colon e quindi una difficoltà poi nel passaggio delle feci.
Oppure si possono creare delle fistole, sempre a causa dell'infiammazione, che sono delle comunicazioni, dei piccoli canali che si formano tra il colon e altri organi. Altri organi possono essere ad esempio l'intestino tenue, un altro tratto del colon, ma anche la vescica. Questo è l'esempio sempre di una stenosi, qui c'è un colon, è ristretto, e questa è una fistola, cioè il collegamento tra il colon e l'intestino tenue. Questa è una fistola, ad esempio, tra due anse intestinali. Questo, come abbiamo visto prima, è l'eventuale trattamento chirurgico che rimuove solo la zona dei verticoli. In questo caso non è necessario rimuovere i linfonodi perché non c'è un rischio tumorale. E i diverticoli possono anche sanguinare, abbiamo visto che sono la prima causa di sanguinamento del colon. Generalmente il sanguinamento non è associato all'infiammazione, quindi non c'è dolore, non c'è febbre. È un sanguinamento che si risolve da solo nella maggior parte dei casi, ma in un quarto dei casi può richiedere un trattamento medico. Un trattamento che può essere una trasfusione di sangue, può essere anche un esame endoscopico, una colonoscopia, e quindi la posizione di una clip. E a volte, nei casi di sanguinamento più importante, può essere anche un trattamento di embolizzazione radiologica, cioè viene punta l'arteria, si arriva nella zona dove c'è il sanguinamento, viene buttata una sostanza per occludere il vaso. Questo è un esempio di un sanguinamento da un diverticolo a livello endoscopico. E questi erano i diverticoli. Un'altra cosa che potreste sentire è la colite ischemica. La colite ischemica è un'altra forma di infiammazione del colon, legato al fatto che l'apporto di sangue a livello del colon è ridotto, non è sufficiente. Le cellule quindi ne risentono, vanno incontro a morte, ischemia e quindi necrosi. La vascolarizzazione del colon è data da due arterie principali, una che va al colon destro e una al colon sinistro. Mentre, come dicevo prima, il retto, qui non si vede, ha una vascolarizzazione anche di altre arterie, quindi generalmente risparmiato, non va incontro all'ischemia. Quali sono le cause principali? Un po' come nell'infarto, si occlude un vaso, sia per un embolo, ad esempio da una fibrillazione atriale, parte una sostanza generalmente grassa che poi, raggiunto la periferia, blocca, ostruisce il canale, sia può formarsi direttamente a livello delle arterie del colon. Altre cause meno frequenti è quando c'è uno stato di importante ipotensione, la pressione molto bassa, dove c'è una perdita di liquidi, una perdita di sangue. Questo sangue non è sufficiente per arrivare a livello del colon, che è un organo, diciamo così, non indispensabile, e quindi il sangue preferisce andare in altri organi e quindi può andare incontro a una colite ischemica. Questo è l'esempio di quando un vaso ha un'ostruzione di grasso e quindi il flusso è ridotto quindi l'apporto di sangue a valle. La zona più a rischio è la zona della flessura a sinistra, perché è l'ultima zona che arriva, a cui arriva il sangue sia da destra che da sinistra. Cosa sente? La persona sente un dolore importante, come un crampo che continua, può avere un sanguinamento insieme alla diarrea e può avere anche una nausea. Fattori di rischio sono l'età, l'ipercolesterolemia oppure gli stati appunto di shock dove il volume del sangue è ridotto. Quali sono le complicanze della colite ischemica? Il fatto che le cellule vanno incontro all'ischemia e necrosi possono morire, e la morte delle cellule della parete intestinale può portare a un sanguinamento e anche a una perforazione, e quindi il rischio poi infettivo. E a livello cronico invece, un po' come nei diverticoli, il tessuto viene sostituito da un tessuto fibroso cicatriziale, e quindi vi può essere poi una occlusione. Queste sono delle foto endoscopiche, questa è una colite ischemica lieve, si vede un po'. Questa invece è una colite ischemica grave, in cui la mucosa è necrotica, è completamente nera, le cellule sono completamente morte.
La diagnosi si fa con la colonoscopia o con una TAC, una TAC che permette di vedere la vascolarizzazione del colon e quindi vede che in quel tratto il sangue non arriva. La terapia è una terapia di idratazione, antibiotici per il rischio di perforazione e di rivascolarizzazione e a volte di chirurgia, quando il colon ormai è andato incontro a necrosi, bisogna andare a rimuoverlo, a tagliarlo. Questa è una rivascolarizzazione, un po' come nelle coronarie del cuore, si raggiunge il vaso dove è ostruito e si apre una protesi metallica che permette di riaprire un po' il vaso. Ok, giusto due parole delle malattie infiammatorie croniche, forse ne avete sentito parlare, sono la colite ulcerosa e Crohn. Sono più frequenti nei giovani, però questo non è una cosa assoluta, possono presentarsi a volte anche 60-70 anni, comunque essendo delle malattie croniche non se le porta per tutta la vita. È un'infiammazione di tutto il colon. Nel caso della colite ulcerosa, l'infiammazione si estende a partire dal retto, dal canale anale, per tutto il colon fino al cieco e coinvolge solo lo strato più interno, che è la mucosa. Il paziente se ne accorge per il dolore importante, per la diarrea con sangue, e quindi generalmente si diagnostica subito, e la maggiore incidenza tra i 20 e i 30 anni. Questo è un esempio di colite ulcerosa a livello endoscopico. L'infiammazione si vede con una mucosa più rossa e queste bianche sono delle ulcere. Il Crohn invece può presentarsi in tutto il tubo digerente, quindi non solo nel colon ma anche nell'intestino tenue, nello stomaco, nell'esofago. Coinvolge tutti gli strati della parete del colon. Questo vuol dire che più frequentemente può dare delle complicanze come l'occlusione o come le fistole, che sono frequenti nel caso del Crohn a livello perianale. Anche questo si presenta maggiormente in età giovane e è più difficile da diagnosticare perché i sintomi non sono così evidenti. Spesso è un dolore, una diarrea, a volte dei sintomi occlusivi, ma è più difficile per noi dire è un Crohn, non è un Crohn. Queste sono delle immagini di una malattia di Crohn a livello colico, con delle ulcere anche profonde. E la diagnosi è fatta con quello che ci riporta il paziente, i sintomi, è fatta con degli esami, sia esami del sangue e sia esami delle feci. Esiste un esame specifico che è la calprotectina fecale, che è una proteina che viene rilasciata dal colon quando è infiammato. Più è alta, più c'è il rischio che ci sia un'infiammazione, in questo caso una colite ulcerosa o un Crohn. Poi sicuramente la colonoscopia, che ci permette di fare delle biopsie e vedere anche a livello istologico, quindi microscopico. E poi degli esami aggiuntivi che possono essere delle risonanze, delle TAC, delle ecografie, soprattutto per valutare la zona dell'intestino tenue, più difficile da visualizzare con la colonoscopia. In questi casi si vede un aumento dello spessore della parete legato proprio all'infiammazione. La terapia di queste malattie può essere sia medica che chirurgica. A livello medico ci sono dei farmaci che vanno a ridurre l'infiammazione. Tutte quelle cellule che provocano l'infiammazione vengono in parte soppresse da questi farmaci. È una terapia che comunque il paziente dovrà fare quasi per tutta la sua vita, perché una volta sospeso il farmaco è possibile che la malattia poi riparta. La terapia chirurgica poi è riservata generalmente alle forme più gravi, quando ormai la malattia è già avanzata o nel caso delle complicanze. Ultima cosa, poi vi lascio, è il colon irritabile. Il colon irritabile non è una vera e propria malattia. Il colon irritabile è molto frequente ed è una sindrome legata a un'alterazione tra la comunicazione tra il cervello e il colon, in cui si presenta principalmente con un dolore addominale, un dolore alla pancia, con diarrea, con stipsi, con alterazione anche della composizione delle feci, a volte più liquide, a volte più formate, che la persona sente come però un qualcosa.
qualcosa che rovina la vita, riduce la qualità della propria vita. Una diagnosi di colon irritabile viene fatta prima escludendo tutte altre malattie che possono dare questi sintomi, quindi ovviamente il tumore, escludendo una celiachia, una diverticolite, delle intolleranze ad alcuni alimenti. Una volta esclusi tutti questi fattori, possiamo dire che non c'è una malattia organica. I fattori correlati al colon irritabile sono sia fisiologici, come ad esempio un'alterazione della contrazione della muscolatura del colon, una ipersensibilità, cioè le cellule sentono alcuni stimoli, alcune ad esempio alimenti come dannosi e quindi rispondono, o anche per la composizione del microbiota, ci sono dei batteri all'interno del colon e se si altera la loro percentuale il colon può infiammarsi. Si è associata però anche a fattori psicosociali, ad esempio l'ansia, la depressione, la somatizzazione stessa. Quindi la cosa importante è dire alla persona che non è una malattia grave, che non comporta un rischio, dire che noi la comprendiamo e che comunque si può curare con lassativi nel caso di una stipsi, con antidiarroici nel caso di una diarrea e ovviamente antidolorifici. Noi abbiamo diverse categorie di farmaci, in base alla persona possiamo adeguarci a questo. L'importante, ripeto, non è una malattia grave, tante persone ne soffrono, non c'è nulla di cui spaventarsi o di cui avere vergogna. Ok, finito. Del corpo, è la parte che collega il retto, che è l'ultima parte, al colon discendente. Sigma spesso è la parte più tortuosa dove si formano i diverticoli. No, è proprio il tratto del colon che viene chiamato così. La celiachia è una malattia autoimmune in cui ci sono degli anticorpi che noi produciamo contro delle nostre cellule, in questo caso delle cellule del duodeno, che è la parte dell'intestino tenue più alta. Il duodeno è importante perché ha dei villi che permettono di assorbire i nutrienti. Questi villi vengono distrutti da questi anticorpi e quindi l'intestino non riesce più ad assorbire queste proteine. E quindi abbiamo una malnutrizione, la persona non riesce più a assorbire bene quello che gli viene dato. Questi autoanticorpi si sviluppano sia perché uno è geneticamente predisposto, cioè nel DNA è scritto che c'è una predisposizione, sia perché la persona ingerisce degli alimenti che contengono glutine. Il glutine è contenuto ad esempio nel grano, nel segale, nell'orzo, e stimolano la produzione di questi autoanticorpi. La terapia è semplice, nel senso che basta non mangiare questi tipi di cibi e l'intestino torna come nuovo. La dieta per il colon generale ma allora la dieta, come suggeriscono tutti, è la dieta mediterranea, cioè mangiare frutta, verdura, mangiare in modo sano, fare attività fisica. Non c'è una dieta particolare, a meno che uno non soffra di un'intolleranza precisa a qualche alimento. Quindi direi che uno può fare una vita molto tranquilla e non preoccuparsi troppo di quello che mangia. Anche nel caso dei diverticoli, una volta dicevano che non si potevano mangiare i semi, in realtà non è vero, si possono mangiare. Io non mangio semi.